Palazzo Chigi ci fa capire che se rompete stasera sul recovery, se le ministre si dimettono, la maggioranza con voi non si fa più. Quando una maggioranza si forma in Parlamento è pienamente legittimata, quindi io presumo che questa affermazione abbia come background diciamo un drappello, una pattuglia di voti sostitutivi al Senato, altrimenti non ci sarebbe nessuna logica nel fare una dichiarazione del genere. L'unica domanda che pare comunque essere rilevante in questo momento per gli italiani è: questa sera il governo cade oppure no? Io penso che la domanda per gli italiani, perlomeno purtroppo quei pochi che seguono la vicenda del Recovery Fund, è se il Recovery Plan può andare avanti o no, e la risposta è un entusiastico sì, perché nonostante anche questa versione non ci convinca fino in fondo, ma è stata molto migliorata rispetto alla precedente. Sulla sorte del governo, sa, dipende da come i protagonisti diretti intendono gestirla. Io preferisco che si parlino direttamente, in modo da capire se ci sono le condizioni politiche per andare avanti o meno. Io auspico che possiamo trovare un modo per dare all'Italia il governo che l'Italia in questa fase merita. Può darsi che sia questo, se cambiano alcune condizioni, perché quando si dice dobbiamo fare l'accordo di maggioranza, io ricordo che i tavoli per un accordo di maggioranza sono andati avanti 2 mesi, da fine ottobre a fine dicembre, non hanno concluso assolutamente nulla. Quindi significa che qualcosa va cambiato, se lo può fare questo governo bene, altrimenti il Parlamento deciderà se ci sono, diciamo, opzioni diverse, il Presidente della Repubblica più di chiunque di noi farà le sue scelte, ma di nuovo è questa l'ottica nel quale vedere questa vicenda. Però per dare forza anche al recovery plan, no? C'è bisogno di un governo, cioè non è che si può dire sì, forse anche questo governo o forse anche no. Cioè per dar forza alle modifiche, al piano modificato anche grazie all'intervento di Italia Viva, cioè questo governo va bene così com'è oppure no? Che se no non si capisce. I principali dossier economici sono fermi da diversi mesi. Sono ferme perché non si riesce a far passi avanti. Se si rimette quindi sul tavolo di questo rinnovato, diciamo, contratto di governo, le questioni che lei ha citato, le dico tutte, discutendole, diciamo, senza sì o no, si può comunque provare ad andare avanti, questo mi sembra di capire, no? Opinione del tutto personale, sì, però si ricordi pure quello che le ho detto, abbiamo passato 2 mesi a provare a farlo, in alcune riunioni c'ero anch'io e non era proprio aria. Quindi vuol dire che c'è qualcosa da sistemare, ma è evidente che a noi interessa da qui al 2023 quali sono le 4 cose che facciamo per gli italiani, in che tempi, in che modi, con che percorso, con quali soldi. Ragazzi, noi siamo abituati a lavorare così, so che suona, ma vogliamo far così. E i nostri dubbi derivano dal fatto che finora così non si è fatto, e la vicenda del Recovery Fund lo dimostra.